Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, dopo la devozione che abbiamo a Gesù e a Maria, la più eccellente, la più salutare che vi sia è quella che ogni cristiano deve avere per San Giuseppe. Egli è il più degno del nostro rispetto e dei nostri omaggi. San Francesco di Sales chiama San Giuseppe lo sposo dell'amore, il gran patriarca, L'uomo scelto da Dio a preferenza di tutti per rendere al Figlio di Dio i più teneri e più amorevoli servizi. San Bernardo lo chiama vicario di Dio Padre e dello Spirito Santo presso il Verbo fatto uomo. Altri santi lo chiamano il depositario dei divini segreti, il dispensatore del pane celeste, il tesoriere della casa di Dio. Il pastore dell'agnello, dominatore della terra. Per sostenere degnamente un compito tanto importante, San Giuseppe ha ricevuto una grande quantità di grazie speciali. Egli passò la gran parte della sua vita in un'intima unione con Gesù e Maria. Fu il solo che abbia avuto l'inestimabile grazia di morire fra le loro braccia. Egli gode in cielo di una gloria e di un potere proporzionati alla sua dignità e alle ammirabili sue virtù. Non c'è devozione più grata e più gloriosa al divin Salvatore di quella che si ha per i santi che hanno avuto più attinenza con la sua adorabile persona. Se dunque amiamo davvero Gesù, se vogliamo piacergli, dobbiamo avere una grande devozione per San Giuseppe. Dal trono che essi occupano nel più alto dei cieli, Gesù e Maria vogliono in certo modo continuare a servire San Giuseppe con l'invito che essi fanno a tutti i cristiani di onorarlo di un culto particolare. Il mutuo affetto che univa Gesù, Maria e Giuseppe faceva della santa famiglia un cuor solo e un'anima sola, e così sarà della devozione che li riunirà tutti e tre nel nostro cuore. La devozione a San Giuseppe è uno dei mezzi più potenti per progredire nella vita interiore perché questa devozione, ben intesa, ben praticata, non può mancare di allontanarci dal peccato e di condurci alla perfezione evangelica. Persuasi che non si onorano degnamente i santi se non imitandoli, diventeremo umili, casti, dolci, fedeli al silenzio e allo spirito di orazione, come San Giuseppe. Si noterà nella nostra condotta la stessa conformità alla volontà di Dio che vi fu in San Giuseppe. Inoltre, Impareremo da questo gran santo ad amare teneramente Maria. Egli infatti è il modello di tutti coloro che vogliono consacrare e donare la propria vita alla Madonna. Impariamo da lui a parlare familiarmente con la Madonna in ogni momento della nostra giornata e a confidare in lei. Da San Giuseppe impariamo a non operare se non per Gesù, a vivere nascosti in lui. In questo modo vivremo su questa terra la vita più soave e più beata e l'intercessione onnipotente di San Giuseppe ci otterrà la morte più dolce e soave. Poiché San Giuseppe è stato giudicato degno di essere dato come sposo di Maria Vergine e ad aver parte con lei ai più santi misteri, possiamo benissimo rivolgerci a lui con queste parole. Ave o oh Giuseppe, pieno di grazia, Gesù e Maria sono con te. Tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto è il frutto del grembo immacolato della tua casta sposa, Maria. San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, Vergine sposo di Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E così, cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine del mese di San Giuseppe. Facciamo in modo che la grazia di questo mese non passi in vano ma che sia l'occasione per crescere sempre di più nell'amore e nella confidenza verso questo gran santo. Invochiamolo con fiducia e sperimenteremo sempre il suo aiuto. Vogliamo ora concludere questo mese Giuseppino nel modo migliore, consacrando a lui la nostra vita, mettendoci completamente nelle sue braccia paterne, e supplicandolo di volerci dirigere e condurre alle vette più alte dell'amore di Dio. O glorioso San Giuseppe, degno fra tutti i santi di essere venerato, amato e invocato, per l'eccellenza delle tue virtù, per l'eminenza della tua gloria e il potere della tua intercessione, Oggi, alla presenza dell'adorabile Trinità e alla presenza di Gesù e di Maria, tua casta sposa e mia tenera madre, io mi consacro a te e ti prendo per mio protettore e mio padre. Propongo fermamente di non dimenticarti mai, di onorarti tutti i giorni della mia vita e di fare tutto ciò che sarà in mio potere, per ispirare la devozione verso di te a tutte le persone che potrò. Degnati, ti supplico, o oh amato mio Padre, di concedermi la tua speciale protezione e di ricevermi nel numero dei tuoi più devoti servi. Assistimi in tutte le mie azioni, sii sì, mi propizio presso Gesù e Maria e non mi abbandonare nell'ora della mia morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente, vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.